Benvenuti o bentornati su Fantapolenne, vado a commentarvi quest'oggi le due partite di ieri, tardo pomeriggio e sera. Questo è il video dedicato alla partita tra Salernitana e Napoli. Una partita molto interessante perché comunque la Salernitana va inquadrata, è cambiato allenatore 2 giornate fa. L'inizio del nuovo ciclo con Colantuono è stato scioccante perché 4 gol subiti dall'Empoli in casa nei primi 45 minuti sono stati un inizio terrificante. C'è stata una reazione importante della Salernitana nel secondo tempo, che aveva trovato 2 gol nei primi 10 minuti, e per tutto il secondo tempo ha schiacciato l'Empoli e costretto l'Empoli a fare un gioco non da Empoli, cioè a chiudersi in area di rigore. Poi ha vinto a Venezia, partita che io non ho visto perché non ho potuto guardarla. Comunque è arrivata la vittoria a Venezia, quindi è una Salernitana da capire, una Salernitana da inquadrare. Napoli ero curioso di vederla perché comunque era la prima partita sostanzialmente che giocava senza Osimhen, a parte la seconda giornata dove Osimhen era squalificato per l'espulsione contro il Venezia, però era un Napoli che in queste giornate ha trovato in Osimhen non solo il terminale offensivo, ma anche un giocatore su cui costruire il gioco. Quindi ero curioso di vedere il Napoli senza Osimhen con Mertens suo sostituto. Quindi ero curioso di vedere questo. E comunque sono curioso sempre di vedere il Napoli che sembra essere una corazzata, una squadra quasi imbattibile, che però diciamo tutti si aspettano possa inciampare da un momento all'altro. E quindi era una partita interessante, un derby. Io vedevo ovviamente il Napoli favorito, strafavorito, nonostante tutte queste considerazioni. Invece è stata una partita molto difficile per il Napoli. Salernitana non è mai riuscita a essere realmente pericolosa, ha creato 2 o 3 circostanze offensive, ma senza poi riuscire a concretizzarle. Mentre il Napoli ha fatto fatica a costruire azioni pulite, soprattutto nel primo tempo. Ha trovato davanti un Belez formidabile, soprattutto in 2 circostanze: il tiro di Elmas e il diagonale di Mario Rui. E ha trovato anche giocatori poco incisivi davanti. Zielinski dopo 4 minuti si è mangiato il gol su un cross deviato di Lorenzo. Insomma, Napoli che non è riuscito a trovare la giusta fessura nella difesa della Salernitana. Napoli che però porta a casa la vittoria con un'azione rocambolesca, insomma, un'azione, come si può dire, martellante, con palla che prima colpisce la traversa col colpo di testa di Petagna, poi arriva il tiro da fuori area di Mario Rui che viene deviato, finisce su Zielinski, stoppa, riesce a tirare. Insomma, un'azione non provata in allenamento sicuramente, ma che ha portato i suoi frutti e riesce a difendere comunque il risultato anche con l'unghia e con i denti, soprattutto dopo l'espulsione di Koulibaly, che poi è andata a pareggiare l'espulsione di Castanos verificatasi pochi minuti prima. Napoli che secondo me dà una discreta prova di forza, anche perché tutti lo sanno, insomma, ci sarà la Coppa d'Africa quest'anno e Napoli dovrà fare a meno, credo, per circa un mese del suo asse, insomma, centrale, perché mancheranno Koulibaly, Anguissa e Osimhen, che andranno tutti e tre via per gli impegni con le proprie nazionali. Quindi oggi era una prova importante e Napoli che deve un pochino abituarsi a giocare senza Osimhen. Cioè, io ho visto il Napoli crossare tanto, ma non ha senso crossare se il tuo centravanti è Mertens e se gli altri giocatori comunque sono Lozano, Zielinski e Politano, che non sono certo giocatori che fanno del colpo di testa la loro arma principale. Osimhen ovviamente è un giocatore molto forte fisicamente, molto forte nel gioco aereo, quindi ha senso crossare con lui. Già ha più senso se c'è Petagna, infatti poi da un cross è nata poi sono nati i presupposti per il gol dell'1-0. Però se c'è Mertens non ha senso crossare, quindi Napoli che deve trovare comunque dei piani di riserva quando mancano dei titolari. Napoli in questo inizio di campionato ha sempre giocato con i titolari, è sempre riuscito ad avere praticamente tutti a disposizione, e nel proseguo del campionato ci saranno delle assenze, squalifiche, infortuni, Coppa d'Africa e quant'altro, ed è la vera prova del 9 del Napoli, perché Napoli con questi 11, oggi vabbè non c'era Insigne e Osimhen, però con questa formazione riesce a far bene. Già la prossima, che dovrà giocare Juan Jesus a fianco di Rachmani, ecco, sono curioso di vedere
come si comporterà la difesa del Napoli senza Koulibaly. Cioè, nel senso, il Napoli deve riuscire a sopperire alle mancanze perché ce ne saranno in questa stagione. Per quanto riguarda la Salernitana che secondo me ha dimostrato una discreta solidità difensiva. Strandberg e Gyökeres centralmente sono stati molto attenti, hanno fatto una bella partita, non hanno concesso spazi. Zortea pure, che viene descritto come un giocatore offensivo, in realtà secondo me ha dimostrato di avere anche delle discrete doti difensive. Centrocampo con Schiavone e Di Tacchio molto, molto aggressivo, molto, molto dinamico. Io penso comunque che Koulibaly troverà spazio in questo centrocampo. Manca qualcosa davanti che poi alla fine era il problema anche della Salernitana di Castori che dopo le prime tre partite terrificanti era riuscita a mettere in sesto la difesa ma faticava terribilmente a trovare delle soluzioni offensive. Ora, Colantuono ha fatto segnare i suoi 4 gol in 2 partite prima di questa partita, perché 2 contro l'Empoli, 2 contro il Venezia, di certo non è la partita col Napoli dove la Salernitana deve fare punti, però ecco, la vedo in difficoltà nella costruzione della manovra superata la tre quarti, penso si debbano trovare soluzioni alternative. Detto questo, cosa si portano di positivo e di negativo le due squadre? La Salernitana si porta di positivo il carattere e la solidità difensiva, di negativo si porta l'inconsistenza offensiva dove bisognerà assolutamente fare qualcosa. Il Napoli di positivo si porta a casa i 3 punti, che sono ovviamente oro colato in questo momento della stagione, a 2 passi diciamo dalla sosta per le nazionali, quindi 3 punti importantissimi, si porta a casa un altro clean sheet. Che deriva comunque dal non aver concesso occasioni da gol agli avversari, quindi una squadra che fa della difesa comunque secondo me la sua principale arma, e di negativo si porta a casa il fatto che contro una squadra che comunque difensivamente è quello che è, non è riuscita a costruire veramente occasioni da gol limpide e pulite, ecco, azioni manovrate pericolose. Questo è l'aspetto più negativo del Napoli che lì davanti, senza Osimhen, ha sentito la mancanza del giocatore nigeriano. Andiamo alle pagelle. Allora, Belez 6 più perché io non lo vedo così tanto colpevole in occasione del gol di Zielinski. È vero che l'uscita precedente magari non è spettacolare, su Politano mi sembra, però non nasce il gol da quell'uscita. E secondo me sulla conclusione di Zielinski non ci può fare niente, c'è una conclusione ravvicinata, mi sembra ci sia anche Ranieri, se non sbaglio, insomma, che prova a intercettare il tiro di Zielinski, quindi è anche coperto. Non lo vedo colpevole, sinceramente, mentre invece fa 2 grandi interventi dopo, uno su Elmas, su un tiro di destro, che Elmas si è accentrato e era molto potente, non era angolato, ma era potente. Ma soprattutto su Mario Rui, fa veramente una grande parata che il direttore di gara non vede perché non dà calcio d'angolo, però è un grande intervento. Quindi 6 più per Belez. Difesa, allora difesa per me è tutta sufficiente. Zortea, come ho detto prima, ha dato buone indicazioni difensive e ha gamba per andare avanti. Secondo me è un bel ballottaggio con Kesherida, perché anche Kesherida, quando ha giocato ha sempre dato belle indicazioni, soprattutto invece per quanto riguarda il tunisino, in zona offensiva. Comunque sono due bei giocatori entrambi, vedremo poi chi giocherà a titolare. 6 più per Zortea. A sinistra Ranieri, bene, ha sofferto un po' di Lorenzo all'inizio, nei primi 20-25 minuti, dove il giocatore della nazionale insomma ha spinto molto e quindi ha sofferto diciamo la prima mezz'ora, poi però è venuto fuori, ha fatto anche degli interventi provvidenziali in scivolata. Difensivamente ha fatto il suo, quindi mi sento di dargli la sufficienza 6 per Ranieri. Migliore in campo della Salernitana per me è stato Strandberg, come spesso capita, insomma, Strandberg gioca quasi sempre bene, giocatore attento, sempre nel posto giusto, bravo con il colpo di testa, bravo nella marcatura e oggi anche poco falloso, quindi veramente grande partita secondo me di Strandberg, gli ho dato 6 e mezzo. 6 più a Gyökeres che ha fatto un salvataggio di testa prolungando un cross pericolosissimo e meno appariscente del compagno di reparto di Strandberg che però anche lui ha dato grande solidità ed è una coppia particolare perché comunque la Salernitana
anche Gaiolo, che è un giocatore di categoria, un giocatore che ha fatto tanti anni di Serie A con il Parma, prima da difensore centrale, poi da terzino sinistro. Io non escludo che Gaiolo magari possa diventare terzino sinistro titolare di questa squadra, vedremo. Comunque è una scelta forte quella di Colantuono di tenere fuori Gaiolo e far giocare Strandberg e Gionberg, che però oggi hanno dato, ieri, scusate, hanno dato delle ottime risposte. A centrocampo quello che mi è piaciuto di più è stato Di Tacchio. Di Tacchio secondo me ha fatto la solita partita di quantità, la solita partita di interdizione, e non ha perso il confronto con Anghissa, quindi secondo me ha fatto un'ottima partita, gli ho dato 6 più. Schiavone un pochino più in ombra dopo il gol vittoria contro il Venezia, e io penso che il titolare a centrocampo Salernitana sia e dovrà essere Mamadou Koulibaly. Schiavone la sua riserva, ecco. Comunque poi vedremo le scelte di Colantuono. Ha fatto una partita un po' anonima, però assolutamente non insufficiente, gli ho dato 6. Chi invece ha fatto assolutamente un disastro è stato Castanos. Castanos ha fatto un disastro non solo per l'espulsione con un tackle inutile e pericolosissimo, perché l'intervento col piede a martello a centrocampo non era nemmeno una ripartenza pericolosa quella del Napoli, quindi è proprio un fallo gratuito che ti porta all'espulsione. Ma aveva fatto anche una partita oscena, una partita. Lui è il giocatore, diciamo, dei tre centrocampisti, quello più tecnico, quello a cui viene chiesto di portare la palla su, di inserirsi, di duettare con Ribéry, perché è più adeguato per fare questo tipo di giocate. Non è mai riuscito ad accendersi, quindi stava già facendo una partita da 5-5 più. L'espulsione l'ha affossato, gli ho dato 4,5. Peggiore in campo ovviamente della Salernitana. Sufficienza per Ribéry, 6, partita dove Ribéry veramente un giocatore generosissimo, ha fatto anche un sacco di rincorse all'indietro per aiutare i suoi compagni in fase difensiva, quando ha avuto palla ha conquistato calci di punizione, ha tentato i dribbling, ha tentato di creare occasioni, non è riuscito a trovare l'illuminazione giusta, però è quello che ci ha provato di più, quindi gli ho dato 6. Bonazzoli e Gondo invece, Gondo male. Gondo male, completamente annullato dal centrocampo e dalla difesa del Napoli. Non è mai riuscito a trovare lo spazio giusto, cioè a farsi trovare in maniera pericolosa dai compagni. Gli ho dato 5,5. Bonazzoli un po' meglio, però anche lui un mezzo fantasma. Poi per non morderci alla Salernitana ha impostato la partita più sulla difensiva che sull'offensiva. Quindi è normale che poi i giocatori puramente d'attacco la Salernitana siano stati penalizzati da questo approccio della squadra di casa. Però Bonazzoli è un giocatore che comunque nasce più come seconda punta, come giocatore di movimento, quindi rispetto a Gondo, secondo me era più incaricato di retrocedere e fornire una linea di passaggio a Ribéry, a Castanosso, a chi per loro. Invece Bonazzoli non si è visto molto sotto questo punto di vista, ho dato 5,5 anche a lui. E subentrati Obi. Obi senza infamia e senza lode 6. Simi invece è entrato molto bene in partita. Gli ho dato 6 più perché comunque ha messo un po' più del filo da torcere alla difesa del Napoli. Ha procurato l'espulsione di Koulibaly. Quindi, secondo me, Simi ha avuto un impatto positivo in partita. Gli ho dato 6 più. Voti del Napoli: Ospina, spettatore non pagante 6. Migliore in campo del Napoli per me è stato Di Lorenzo, che nella prima mezz'ora ha devastato la fascia destra, poi è un po' calato nella fine del primo tempo, inizio del secondo tempo, ha fatto un salvataggio sulla riga o comunque un salvataggio provvidenziale su una punizione di Ribéry, dove Ospina forse era un po' in ritardo, quindi è stato decisivo davanti e dietro. Per me Di Lorenzo è da 6,5 ed è il migliore in campo. Bene però anche Mario Rui dall'altra parte, da una sua conclusione nasce. E poi la palla che arriva a Zielinski che segna il gol vittoria, ma comunque da quella parte spinge. È un giocatore completamente rigenerato da Spalletti. Ho visto più di una partita del Napoli quest'anno. Mario Rui è sempre stato l'anello debole, insomma, del Napoli. È un giocatore scarso difensivamente e offensivamente poco concreto. Invece la cura Spalletti, ecco, di tutti i giocatori del Napoli, Mario Rui forse è quello che ne sta giovando di più. Gli ho dato 6 più. Koulibaly 5, perché stava facendo una buona partita, una partita da 6 più, ecco, una partita come Mario Rui, una partita da 6 più. Però l'espulsione è veramente ingenua e comunque la palla era troppo lunga per Simi, no? Un po' come l'espulsione su Mauro, su Krunic in Bologna-Milan, cioè sono falli che ci stanno, però
son falli poi inutili, che si rivelano essere inutili, perché l'espulsione per fallo da ultimo uomo è, diciamo, un compromesso. Dice, ok, io mi faccio buttare fuori, però impedisco al mio avversario di andare a rete. Quindi è comunque una scelta, ci può stare. In questo caso, te invece ti fai buttare fuori per un'occasione da gol che non ci sarebbe stata perché la palla era troppo lunga e Simi non l'aveva controllata. Quindi forse un po' troppo precipitoso Koulibaly nell'intervento. Fatto sta che lascia la squadra in 10, il Napoli subisce la sua espulsione, cambia completamente il modo di approcciarsi alla gara, quindi per me è il peggiore in campo del Napoli. Koulibaly gli ho dato 5 pieno. Rachmani, partita ordinata, non è mai stato chiamato in causa in maniera importante, quindi gli ho dato un 6 pulito, senza nulla togliere, nulla aggiungere. A centrocampo, allora, non mi è piaciuto Anguissa, che contro Di Tacchio in particolare, ma anche in po' Schiavone, difficilmente è riuscito a vincere fisicamente il confronto, quindi giocatore da cui mi aspetto assolutamente di più, visto questo inizio di stagione. Ho dato 6 meno. 6 a Fabian Ruiz, che a me non è piaciuto molto ieri, vi dico la verità. Cioè, giocatore di grandissima qualità, un giocatore dai cui piedi, diciamo, nascono un po' tutte le occasioni del Napoli, ma ieri poco ispirato, secondo me, lo spagnolo, gli ho dato 6. Male, male Lozano. Lozano non mi è piaciuto per niente nel primo tempo e nella prima parte del secondo tempo. Non mi è piaciuto per nulla. Ha provato un paio di conclusioni completamente fuori misura. Mai riuscito a fare un'accelerazione pericolosa. Ha provato qualche cross completamente inutile. Quindi, veramente, Lozano male. Gli ho dato 5,5. Meglio Politano dall'altra parte, un pochino più dentro la partita, e lui mi sembra che butta la palla in mezzo per Petagna, che colpisce la traversa in occasione poi del gol. Gli ho dato 6. Allora, Zielinski stava giocando male, come suo solito, oserei dire. Cioè, in questo inizio di campionato Zielinski forse è la nota più stonata del Napoli. Stava giocando male, si era mangiato un gol dopo 4 minuti dove aveva provato ad andare di esterno sinistro invece che concludere con il destro da pochi passi dalla porta della Salernitana. Stava facendo una partita da 5, 5 più, a voler essere generosi 5 e mezzo, però la zampata per il gol dell'1-0 è decisiva, porta 3 punti a Napoli, quindi merita il 6 e mezzo. Mertens male. Mertens male, 5 e mezzo, mal anche servito, cioè non è mai stato servito come andrebbe servito Mertens, come ho detto prima, tanti cross, ovviamente Mertens è alto 1 m e un barattolo, cioè non è che può essere pericoloso su quelle palle, non è mai riuscito a dialogare con i compagni, ad aprire gli spazi per i compagni, ha giocato male Mertens, gli ho dato 5 e mezzo. Sono entrati invece bene in partita Petagna e Elmas. Petagna è entrato di prepotenza nell'occasione del gol. Elmas ci è andato vicino con un'azione individuale conclusa con un bel tiro di destro, purtroppo per lui un po' troppo centrale. Però insomma sono entrati bene in partita tutti e due, ho dato 6 più a entrambi. Queste sono le mie pagelle di Salernitana-Napoli. Ci vediamo al prossimo video che sarà dedicato al post partita di Roma-Milan. Ciao a tutti!